Il crollo del ponte Morandi è solo l'ultimo esempio di un sistema infrastrutturale che fa acqua da tutte le parti. La maggior parte di ponti e viadotti da nord a sud sono stati costruiti in Italia tra il 1955 e il 1980. Nella mappa del rischio, tra quelli che fanno paura, figura anche l'Irpinia, con il viadotto Manna ad Ariano lungo la variante attualmente regolamentata al traffico da un semaforo. Per una strana coincidenza lei viene da Genova, quindi... Io abito a Genova, sono genovese e per strada coincidenza sono venuta in vacanza qua da un'amica e combinazione è successo il guaio di Genova proprio mentre ero qua. E ho avuto terrore per la mia famiglia perché le mie figlie erano appena passate dal ponte, perché per noi per Genova come un polmone troppo importante per la nostra città. Visto questo ponte qui in Contrada Manna? Eh sì, ho visto adesso e quello mi ha proprio terrorizzato a pensare cosa potrebbe succedere anche qua. Qua non è trafficato certo come a Genova, però sono tutti in situazioni precarie questi ponti. Fanno delle strutture sempre come fanno loro, a risparmio, e poi vedi alla fine è tutto a risparmio. Poi fanno tappulli che fanno prima di farli nuovi che fare tappulli.